Buongiorno. Oggi abbiamo il piacere di conversare con Giovanna Pancheri, giornalista di Sky TG24, corrispondente dagli Stati Uniti, da New York, per tutto il Nord America, che ci parlerà della sua esperienza professionale, ci parlerà dell'America, che di questi tempi insomma, è all'ordine del giorno per le elezioni molto recenti, e poi l'America è sempre l'America. Uniti interessano il mondo intero, evidentemente. So che ha scritto recentemente un libro che va a uscire a metà gennaio, Rinascita Americana, si intitola. Se vuole parlarcene brevemente, spiegandoci perché rinascita, rinascita da cosa? Perché l'America ha bisogno di rinascita? Guardi, in realtà molti ascoltando questo titolo pensano che sia un po' provocatorio, come dire, ha perso Trump e quindi adesso c'è una rinascita americana. In realtà non è così, perché questo titolo, come si vede dal primo capitolo in cui si descrive proprio il momento dell'insediamento di Donald Trump, la sua cerimonia di inaugurazione che fu nel 20 gennaio del 2017, anche allora Trump aveva portato un elemento di rottura e di novità rispetto a quella che era la politica tradizionale. Chi lo aveva votato e chi credeva in lui pensava che si potesse andare verso una rinascita. Rinascita è anche un termine che ritroviamo in un discorso storico famosissimo, forse uno dei discorsi più famosi della storia, nonché uno dei più brevi della storia, quindi invito anche i ragazzi ad andarlo a leggere, si ritrova facilmente, che era il discorso pronunciato da Lincoln dopo la battaglia di Gettysburg, che fu una battaglia particolarmente cruenta, in cui però iniziò di fatto la vittoria degli unionisti sui confederati, ma Lincoln invece di fare un discorso da vittorioso come avrebbe potuto, decise di fare un discorso di unificazione, quindi già proiettato verso l'idea di una nazione che non poteva essere una nazione in conflitto ma doveva essere una nazione unita, e lui utilizza ad un certo punto, proprio per invocare questa necessità di essere tutti insieme, il termine rinascita di libertà, e quindi da lì questo titolo che poi ovviamente guarda anche a quello che succederà nel futuro, perché è ovvio che la presidenza di Trump è stata una presidenza di rottura e per molte delle persone che hanno deciso di non votarlo più, come abbiamo visto diciamo dal risultato delle elezioni, o di scegliere una strada diversa, c'è bisogno veramente di ricostruire il paese rispetto a determinate macerie che possono essere state create da alcune politiche che il presidente Trump ha portato avanti, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista sanitario, per esempio nello specifico in quest'ultimo anno, e che quindi insomma si guarda verso questa rinascita. Ma per arrivare veramente ad una rinascita bisogna, a mio parere, poi leggendo il libro ognuno si farà la sua idea, anche non sottovalutare quelli che sono stati i disagi, le richieste e se vogliamo le difficoltà che Trump ha saputo intercettare 4 anni fa in modo molto abile, a cui però non è forse riuscita a dare le risposte giuste, ma che rimangono nel paese e che sono destinate ad essere acuite da questa crisi che, lo ricordiamo, non è soltanto una crisi sanitaria, ma soprattutto nei prossimi mesi, nei prossimi anni, diventerà una crisi anche sociale ed economica. L'impressione da fuori è che ci sia una crisi di divisione anche interna, che poi si riflette nei risultati delle votazioni, delle elezioni. Forse mai, come questa volta, almeno la mia impressione è che veramente la società americana fosse divisa in maniera aspra. Sbaglio? Perché c'è sempre stata una qualche continuità tra partito repubblicano e partito democratico in America, almeno nel succedersi delle presidenze. La politica estera americana ha dimostrato una sua continuità. Invece adesso proprio c'è stato tutto un establishment, almeno da sentirla dall'Europa, contraria a questo presidente. Ma d'altra parte c'è anche una grossa fetta dell'America, non so se delle città o delle campagne o delle zone più rurali, comunque che si è sentita di votare Trump 4 anni fa e l'ha rivotato adesso, quindi c'è una divisione profonda. Si sono evocate anche parole grosse, cioè si è parlato, poi non ci sono stati gli scontri di piazza, però c'è stata un'avversione preconcetta, come dire, proprio sulla persona, forse non si era mai sentita. Sì, diciamo che ovviamente
lo sappiamo, ogni elezione porta ad un contrasto, quindi si sceglie, soprattutto negli Stati Uniti dove i partiti sono due, quindi o uno o l'altro, per cui la divisione è inevitabile. Di certo queste particolari elezioni, ma le dirò di più, questo particolare presidente ha portato, se vogliamo, ad esacerbare questo sentimento di conflittualità. E questo perché lui ha deciso, ma l'ha deciso sin dal 2016 e non ha, diciamo, cambiato direzione su questo, di non voler parlare a tutti gli americani, ma di voler parlare a certi americani. Lui, per esempio, nel suo discorso di insediamento di 4 anni fa, che sono andati a rivedermi, non utilizza mai la parola partito repubblicano, è una parola che non c'è. Utilizza invece moltissimo due parole, movimento e la parola noi, ma noi che viene contrapposta ad un loro, cioè noi, popolo reale, che è questo bellissimo aggettivo reale, che ci porta tutti a domandarci, ma perché, per esempio, a me, da italiana immigrata negli Stati Uniti, che lavora ma paga le tasse negli Stati Uniti, ma comunque ovviamente ha un legame con il suo paese d'origine, e sono lì, mi domando, ma perché io non sono parte del popolo reale negli Stati Uniti, dato che pago le tasse, per dire, ma io non faccio parte di quel popolo reale, perché il popolo reale è un popolo anche identificato molto spesso, purtroppo, da un punto di vista etnico, da un punto di vista di nascita, da un punto di vista economico, e quindi, insomma, è complicato, perché si crea, se vogliamo, questo sentimento già alla base di estrema divisione. C'è un libro molto bello di Ece Temelkuran, che è una giornalista turca, che si chiama 7 mosse per sfasciare un paese, se non sbaglio il titolo è una cosa del genere, e lei racconta e prende l'esempio dell'ascesa di Erdogan in Turchia e racconta quelle che sono, se vogliamo, le costanti che ritroviamo portate avanti da tutti i movimenti populisti in giro per il mondo, proprio per arrivare non soltanto al successo, ma arrivare al potere e mantenerlo. E una di queste costanti è proprio il noi, quindi contrapposto a loro, e un movimento che diventa un qualcosa contrapposto all'establishment, contrapposto ai partiti, contrapposto a quella che è la politica, diciamo, tradizionale. E queste sono due costanti che si ritrovano, se vogliamo, un po' nell'ascesa di tutti i grandi movimenti populisti, non soltanto appunto negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in altre realtà. E Trump ha utilizzato in modo molto abile questi strumenti, anche perché, e questo gli va riconosciuto, si è reso conto di essere in un paese dove l'insulto più grave che si può fare a una persona qual è negli Stati Uniti? Loser, sei un perdente. Cioè, la mentalità americana, la cultura americana abitua la popolazione a pensare di dover vincere sempre, di dover riuscire, di essere nella terra dei sogni, nella terra dell'opportunità, dove se tu non ce la fai nella vita ad avere un risultato, ok, quindi a una posizione sociale, a mandare i tuoi figli al college, è perché tu non ti sei impegnato abbastanza, ok? Non dimentichiamoci le parole di Kennedy, famosissime, non chiederti che cosa il tuo paese può fare per te, ma che cosa tu puoi fare per il tuo paese. E questa è proprio la mentalità anche che racchiude il segreto, se vogliamo, un po' del successo dell'America sicuramente, no? Questa spinta costante che tu hai e anche il fatto che obiettivamente è un paese dove se hai la capacità, hai la volontà, riesci ancora a trovare degli spazi profondamente meritocratici che magari non esistono in altre realtà. Però anche è anche vero che la crisi del 2008 ha un po' cambiato l'ordine delle cose e quindi ci sono molte persone che, nonostante l'impegno, il lavoro duro, non riescono più a vivere il sogno americano. Oh, e Trump a queste persone per la prima volta ha detto: non siete voi, non siete voi loser, non è colpa vostra, è il sistema che è contro di voi, è la palude che sarebbe Washington, se vogliamo, che è contro di voi, che non vi permette di... E infatti lui fece questo discorso nella sua inaugurazione, un discorso violentissimo in cui parlò di massacro, carneficina americana, utilizzò il termine carnage, che possiamo sì tradurre tipo appunto carneficina, massacro americano che era stato fatto negli ultimi 8 anni, ma che in realtà stavano vedendo con le politiche di Obama una ripresa, e disse proprio al suo movimento, al suo popolo reale: noi insieme, se vogliamo, vi aiuteremo e potremo sconfiggere quelli che sono gli ostacoli creati dal sistema. E questo è stato un cambio di
non so, di prospettiva profondamente rivoluzionario negli Stati Uniti. Quindi bisogna anche capire appunto le ragioni del perché lui ha riscosso così tanto successo. Questa è l'analisi del passato. E per il futuro la sfida di Joe Biden e di Kamala. Esatto. E di Kamala Harris. Una figura che veramente ha degli aspetti innovativi, ha degli aspetti entusiasmanti sotto certi. Penso che abbia, che sia servita molto all'elezione, alla campagna elettorale di Biden. Assolutamente, è servita molto e fra l'altro secondo me di Kamala Harris si devono notare una serie di cose. Ovvio è una donna che sarà la prima vicepresidente donna, sarà la prima vicepresidente con origini asiatiche, la prima vicepresidente con origini afroamericane, quindi una donna di primati possiamo già definirla. Ma una donna di primati che anzitutto ci è arrivata veramente per meriti personali, ok? Con un grandissimo lavoro e abnegazione, come spesso accade per le donne che poi vogliono avere successo e potere, nel senso che comunque sia devono lavorare a volte 3-4 volte di più, diciamo, rispetto agli altri, molto spesso. Nel nostro paese ancora un pochino di più, forse. Però, insomma, c'è una grandissima sua preparazione di base, è stata anche una delle prime senatrici afroamericane, donne, quindi insomma ha veramente tutta una vita in cui ha portato avanti questo suo voler dimostrare la propria competenza, anzitutto cercando di fare in modo che la propria professionalità annullasse tutto il resto, annullasse il fatto che lei fosse donna, che fosse nera, che fosse indiana. E poi una cosa che secondo me va notata anche rispetto già alla sua campagna elettorale, che è una donna molto coraggiosa, perché lei, diciamo, nel mondo di Washington si è sempre saputo, possiamo dire, tra i democratici, già parlando con loro a ottobre-novembre dello scorso anno, quindi parliamo di tanto tempo fa, tutti quanti mi dicevano, guarda, il nostro dream team è Biden-Kamala. Quindi c'era questa idea, e lei stessa sapeva, quando si è candidata per la presidenza, è ovvio che chi si candida a presidenza magari ha certamente delle speranze di poter vincere, ma si è potuta rendere conto abbastanza rapidamente che in realtà quello non era il suo percorso, ma che invece aveva delle chance per diventare vicepresidente, soprattutto se poi a vincere fosse stato qualcuno come Biden. Questo però non le ha impedito, nel primo confronto televisivo che c'è stato fra tutti i candidati democratici, quando ancora c'erano i confronti, non c'era la pandemia, insomma, eravamo agli albori della pandemia, di essere durissima con Biden, cioè l'ha messo veramente in difficoltà. Lei è stata quella che l'ha attaccato nel modo più forte. E secondo me questo denota molto coraggio, perché comunque sia, vuol dire, e anche se vogliamo, non malizia politica. Cioè, lei sta facendo la corsa per essere candidata alla presidenza e la fa al 100%, anche se questo può voler dire compromettere magari un suo futuro da running mate per Joe Biden. E quindi sicuramente è un fattore molto positivo. Però io vorrei spezzare un lancio a favore di Biden, perché secondo me a vincere le elezioni è stato veramente lui, nel senso che tra i tanti candidati si è criticato perché si diceva, ma come, insomma, potevano uscirsene fuori con qualcuno di nuovo, un nuovo Obama, però di Obama non è che ce ne stanno tanti, insomma, ce n'è uno a una generazione come tipo di allure, di abilità retorica, oltre che ovviamente di visione. Però Biden che cosa ha fatto ed è riuscito a fare, come si vede andando a contare i voti e anche le video parlando con la gente? È un tipo di candidato che trasmette un estremo senso di rassicurazione, di volontà di abbassare i toni, di volontà di unificare, ed è qualcuno che anche i conservatori tradizionali considerano affidabile. E infatti quello di questa elezione è stato un voto disgiunto. Tantissimi repubblicani hanno votato per Biden come presidente e poi hanno continuato a votare il partito invece per la Camera e il Senato, come stiamo vedendo, tant'è che ci saranno appunto ballottaggi in Georgia a decidere le sorti del Senato. I repubblicani hanno fatto ancora meglio la Camera di 2 anni fa, quando ci fu un'elezione di metà mandato. Però lui è proprio questo tipo di figura, il suo miglior amico storicamente in Senato, è stato tanti anni senatore, era John McCain, quindi un repubblicano. Lui infatti ha fatto leggi a funebre per John McCain al suo funerale. È un tipo di persona che trasmette, che non preoccupa, e se vogliamo non è corrosivo come tipo di linguaggio, di retorica, tutt'altro. E questo secondo me è stata veramente la carta, soprattutto con un avversario invece così, se vogliamo, presente, così visibile,
e a volte così divisivo è stato, se vogliamo, alla fine la carta vincente. Senta, Pancheri, prima di conoscere l'America, di girarla in lungo e in largo per servizi, reportage, ha conosciuto anche l'Europa come corrispondente. Ci dice qualcosa di quell'esperienza? So che ha scritto un libro su Parigi, quindi sul cuore dell'Europa, immagino negli anni di Charlie Hebdo. Degli attentati, esatto. No, l'Europa è stata... Allora, premetto, visto che sto parlando che appunto dei ragazzi, spero che mi ascoltino giovani che sono in età liceale, e le racconto un po' che cosa volevo fare io da ragazza, quando ero giovane, insomma. No, comunque, diciamo che a partire da 6 anni, fino a 6 anni volevo fare la scrittrice, da 6 anni in poi volevo fare la giornalista, quindi questo l'avevo appurato abbastanza in giovane età. Esatto. Andando avanti con gli anni, soprattutto anche nell'età del liceo, mi sono, ed essendo, vabbè, ho sempre letto tantissimo, sono una grande appassionata di storia, quindi ero una ragazzina un po' atipica da questo punto di vista, forse, però sono sempre dell'idea che soltanto quando si conosce il passato si può capire il presente, quindi, e lo continuo a verificare costantemente nel mio lavoro, per cui credo che sia molto importante conoscere quello che accadde prima. E alla fine, quello che mi affascinava molto sin da ragazza era proprio il processo europeo, perché lo reputavo un processo di enorme ambizione e coraggio, soprattutto appunto dopo il dopoguerra, forse il più ambizioso politicamente che ci sia stato dal dopoguerra in poi, quello di mettere insieme nazioni completamente diverse che si erano distrutte e combattute in modo violentissimo fino a pochi anni prima, invece di creare qualcosa di costruttivo insieme. Quindi l'idea stessa mi era sempre piaciuta e appassionata molto, per cui ho poi strutturato il mio percorso universitario, post-universitario, su questi due filoni. Quindi ho fatto scienze politiche. Poi ho fatto l'Erasmus in Francia, anche il terzo anno ho finito l'esame prima, quindi ho fatto un'esperienza di lavoro anche negli Stati Uniti, di stage, e poi dopodiché ho fatto il Collegio d'Europa di Bruges, che è un master in politica europea bilingue in inglese e in francese, dove è abbastanza complicato entrare, ma se si studia si fa tutto nella vita, e che è un master di 1 anno che ti prepara molto bene su queste tematiche. Quindi poi sono entrata, dopodiché, fra l'altro avevo questo tipo di preparazione, mi ha aiutato anche ad entrare a Sky, perché avevo un tipo di profilo diverso rispetto magari a chi aveva fatto solo la scuola di giornalismo, no? E quindi infatti non ho fatto la scuola di giornalismo, io poi l'ho fatto la scuola sul campo, diciamo, nella mia redazione, iniziando a lavorare. E quando poi nel 2009 il mio direttore doveva affidare la sede di Bruxelles, io avevo appena 29 anni e questo credo che sia una cosa sempre da ricordare. Esistono anche nel nostro paese delle realtà e degli uomini, perché a volte dipende dalla singola persona, che hanno il coraggio di andare al di là di quello che c'è scritto sulla vostra carta d'identità. Se che voi siete donne, uomini, che voi siete nati in Italia, voi siete dall'Italia, che voi siete giovani o non giovani, insomma, ci sono persone che guardano altro. E soprattutto bisogna che quest'altro sia molto evidente, quindi la preparazione è la prima cosa, secondo me in generale nella vita, che poi ci può aiutare alla fine ad andare avanti. Comunque, arrivati, mi affidò la sede di Bruxelles perché avevo anche queste conoscenze, ovviamente, di meccanismi, complessi meccanismi europei. E mi sono ritrovata a Bruxelles praticamente nei giorni in cui la Grecia chiedeva il primo prestito. Prima di parlare di Bruxelles, volevo Mi dica. ringraziarla per questo parentesi, che però è stata un'immagine interessantissima di un percorso professionale che tanti ragazzi magari sognano, che però non sanno da dove cominciare. Mi pare di poter riepilogare: primo, bisogna saper scrivere, bisogna saper parlare e esprimersi; secondo, sapere le lingue, perché è stata a fare lo stage in America, lo stage in Francia, Certo. l'Erasmus. Terzo, magari avere un master che ti possa presentare a Sì. Bruges, che è una cittadina bellissima, peraltro, in Belgio. Collège d'Europe, vero? Mi è capitato di notarlo passando come turista, la prima persona che l'ha frequentato. Guarda, il Collège d'Europa è una bellissima
bellissima esperienza perché sono studenti da tutti i paesi europei, ma anche extraeuropei. La selezione passa dal Ministero degli Esteri del proprio paese, anzitutto, e poi diciamo i candidati che il Ministero degli Esteri seleziona vengono a quel punto esaminati anche dal Collegio di Bruges, insomma, e poi viene selezionato. E fra l'altro i ministeri, cioè a seconda del paese, ma anche l'Italia fa il suo sforzo, comunque il tuo paese finanzia una parte del master. Quindi ogni ragazzo che è lì, per dire, i tedeschi hanno finanziamento al 100%, ma è un altro mondo, gli italiani metà, per cui comunque è una retta per essere uno studio post-universitario che non è assolutamente fuori dal mondo, anzi, e in più ovviamente sei lì, ti danno vita, alloggio, residenza, l'hai visto, Bruges è una città medievale bellissima, quindi si fa anche l'esperienza di vivere in questo micromondo con le residenze universitarie, girando in bicicletta, anche molto bello, diciamo, però ovviamente anche molto faticoso perché è un anno estremamente concentrato. Ma quindi, c'è però, questa possibilità. La preparazione storica, la preparazione di spessore, come dire, sugli eventi, sui fatti, sapere di cosa si sta parlando, immagino anche una buona dose di disponibilità. Sì. A lasciare magari il nido familiare, Sì. A mettersi non alla si può essere in realtà diverse. Beh, ma quello fa parte, secondo me, molto legato a una cosa che è la dote fondamentale per il giornalista, che è la curiosità. Allora, se non si è curiosi, questo è un lavoro che non si può fare, perché se non si è curiosi, ma anche di quello che ci accade intorno, io che ne so, sono una persona che magari chiede alle persone come sta andando il loro business quando vado a comprare una cosa, cioè sono proprio una curiosa di mio, insomma, e quindi, ed è sicuramente una cosa importante. E poi, come dicevamo prima, lei diceva bisogna saper scrivere, ecco, io sono dell'idea che la scrittura sia estremamente legata alla lettura, come anche si dice sempre che sapere è potere, ma leggere è sapere, quindi veramente la lettura in generale di qualsiasi cosa, iniziate anche da cose che magari non c'entrano niente con saggi, ma magari cose che vi interessano a voi, però leggere tanto. Tanto perché poi leggendo vi renderete conto che iniziate a scrivere anche meglio e che aprirete la vostra mente ad avere nuove idee. Quindi la lettura, io sin da bambina ero sempre con un libro in mano, insomma, inizialmente anche libri appunto di studi normali, di storie, dalla storia infinita, Momo, poi crescendo, il momento di passione per Herman Hesse, che insomma, di cui ho letto qualsiasi cosa, persino Il gioco delle palle di vetro, che è il suo libro di 1000 pagine, che penso non abbia letto nessuna parte meno, lo so, però sono stati in pochi, però perché Herman Hesse? Perché Herman Hesse è comunque una lettura che si fa verso anche 12-13 anni, che è interessante, curiosa, è molto bella, è anche qualcosa di fantastico se pensiamo a libri come Narciso e Boccadoro, per dire, ma non solo, ma lo stesso Siddhartha, poi super libro adolescenziale, che però è scritto infatti magnificamente. Dopodiché, diciamo, andando verso i 14-15, ho iniziato a conoscere Hemingway e lì poi insomma, di tutto e di più. Però la lettura è veramente molto molto importante e le dirò di più, siccome io continuo a leggere tanto, anche scrivendo ad esempio i miei libri, nei miei libri si incontrano anche quello su Parigi, così come questo, vedrete molti consigli di lettura che sono, diciamo, messi dentro di cose che ho scritto e che poi mi hanno dato l'idea, o magari anche libri che avevo letto sugli Stati Uniti. Per esempio, in questi giorni su Netflix c'è un film che è tratto da un libro che io lessi proprio sull'aereo andando negli Stati Uniti la prima volta, insomma nel 2016, quando iniziavo la mia corrispondenza. Che era Elegia Americana, si chiama in italiano, e appunto hanno appena fatto questo film anche su Netflix, è uscito con la regia di Ron Howard, ma il film, come spesso accade, non è così bello come quanto il libro. E il libro ti raccontava, perché è una storia vera, la storia della vita dello scrittore, che poi in realtà non fa lo scrittore, fa tutt'altro, però ha voluto scrivere questa sua esperienza, proprio di quella che è la zona, non soltanto della Rust Belt, ma degli Appalachi, cioè tra il Kentucky, l'Ohio, quella parte di America operaia che mi sono trovata spessissimo a raccontare poi in questi 4 anni,
e che secondo me anche appunto dietro il successo di Trump 4 anni fa, in parte dietro la sua sconfitta quest'anno. Quindi è veramente molto molto importante, non bisogna mai smettere di farlo. Spero che la lettura è la base di tutto, secondo me. Eravamo rimasti a Bruxelles e al buio su Parigi. Allora, Bruxelles, quindi ho iniziato, quando sono arrivata, cioè la crisi dei debiti sovrani che era appena iniziata. Ovviamente è una sede dove devi anche amare molto l'economia, a me per fortuna piace molto, perché secondo me è quella che muove le vere cose, le vere scelte politiche. In realtà, se capisci l'economia, già le puoi anticipare, diciamo, prima che avvengano. E dopodiché, quindi, e già quello fu un racconto estremamente interessante, anche perché molto complesso, e quindi da dover spiegare, con la responsabilità di dover spiegare a persone a casa che non forzatamente devono conoscere i meccanismi europei o piuttosto che i sistemi macroeconomici. Quindi devi cercare anche di trovare il linguaggio giusto, e anche lì se non leggi, se non conosci, non riesci a spiegare le cose, no? Fa parte di questo. Quindi già quella fu un'esperienza importantissima per me dal punto di vista, è stata un'esperienza importantissima dal punto di vista professionale, perché mi ha messo nel cuore di una crisi che non era soltanto economica, ma che era di sistema, e che poi aveva anche delle ripercussioni sull'economia reale. Quindi ovviamente, oltre a fare il racconto di quello che avveniva nei palazzi di Bruxelles, giravamo l'Europa anche per spiegare quello che stava accadendo tra le persone, insomma, quindi come questa crisi così devastante stesse toccando la quotidianità della gente. E dopodiché nel 2015 mi sono ritrovata, pur facendo, in ambito giornalistico di solito c'è una distinzione fra, diciamo, l'inviato di guerra, il corrispondente di guerra ovviamente, e l'inviato, il corrispondente diplomatico, che è quello che invece va, per dire, a coprire le elezioni nei grandi paesi europei, o chi normalmente, Bruxelles è una corrispondenza cosiddetta diplomatica. Improvvisamente è diventata una corrispondenza anche di guerra, perché il terrorismo nel 2015, come tutti ci ricordiamo, ha colpito l'Europa per la prima volta. Se vogliamo, dal dopoguerra in poi abbiamo iniziato a vedere in Francia, al di là, diciamo, del terrorismo interno politico, ma quello è un'altra cosa, insomma, di vedere per la Francia era un unico, una prima volta, insomma, degli attacchi così violenti e cruenti dentro casa. Esatto, e lì non soltanto mi sono trovata a raccontarlo, ma devo dire che per me è stata un'esperienza anche umanamente molto forte, perché io 2 anni prima degli attentati del 2015 avevo intervistato, ed era l'unica intervista che aveva fatto con la televisione italiana, Stéphane Charbonnier, che era il direttore di Charlie Hebdo, che è stato ucciso nell'attentato del gennaio del 2015. E quindi quando io stavo proprio, tra l'altro quando avvenne ogni attentato, sia quelli di, diciamo, di gennaio che quelli di novembre, io ero in Italia, che il caso vuole, perché erano fine vacanze o piuttosto che un weekend, un fine settimana, che ero rientrata in Italia. Puntualmente prendi gli aerei, vai, scappa, inizio ad andare lì dove succedono le cose. E mentre ero in taxi per andare all'aeroporto mi sono ricordato, ho chiamato e mi ha detto: guarda che noi abbiamo un'intervista con Charbonnier. Ancora non si sapeva che fosse tra le vittime, e quindi abbiamo mandato questo contributo, che era impressionante, perché già loro lo intervistai perché avevano fatto le vignette su Maometto, che avevano suscitato preoccupazione, gli avevano dato la protezione, quindi l'intervista era proprio su quello, se lui avesse paura. E non ve la racconto perché la ritrovate sul libro, quindi si va a prendere il libro, però ovviamente già dall'inizio per me ha avuto un significato molto speciale. In più erano le mie città, Parigi e Bruxelles, dove vivevo, dove conoscevo tantissime persone, e quindi c'è anche la preoccupazione di lavorare anche sapendo, in una città dove appunto hai amici, dove magari non sai che fine hanno fatto, dove sono, se possono essere stati in qualche modo coinvolti. E il libro che nasce da questa esperienza, che si chiama Il buio su Parigi, che in realtà è uscito 2 anni dopo, nel 2017, perché è un libro che racchiude insieme in realtà testimonianze di persone che sono state direttamente coinvolte negli attentati. Ovviamente c'è l'intervista con il direttore di Charlie Hebdo, ma c'è anche uno degli ostaggi che era nel supermercato Cacher. Non so se vi ricordate, ci fu anche subito, poco dopo Charlie Hebdo, quando stavano prendendo gli assassini, in contemporanea
i primi terroristi in contemporanea, un altro terrorista fece questo assalto ad un supermercato ebraico sempre a Parigi, e quindi c'era uno degli ostaggi. Poi andiamo a novembre, e a novembre abbiamo le storie di un ragazzo che ha preso due pallottole in un bar a Parigi, di un'altra persona che era nello stadio dove ci furono attentati, e poi della mamma e del fratello di Valeria Solesin, che è la prima vittima italiana degli attentati in Francia. Purtroppo poi col passare degli anni e degli attacchi ce ne sono state anche altre, ma Valeria è stata la prima, una ragazza giovanissima, e quindi sua mamma e suo fratello mi hanno dato, come dire, la testimonianza di quelle che io chiamo le altre vittime, cioè tutte le persone che rimangono e che ovviamente... E in più c'è anche la mia esperienza personale da giornalista in quei giorni, che è stata sicuramente molto forte, non solo professionalmente ma anche personalmente e umanamente. Il terrorismo è proprio questo, di colpire alla cieca e senza che ci si possa rendere conto che logica ci sta dietro, senza che nessuno si possa sentire sicuro. Sì, ed è l'attacco a un modo di vita anche, no? Perché il fatto di prendere, sa, soprattutto gli attentati di novembre, gli attentati di gennaio erano degli attacchi mirati, perché abbiamo Charlie Hebdo, che appunto è un giornale che per la sua satira spesso irriverente, a volte fin troppo, perché poi non dobbiamo nasconderci, per esempio sull'Italia, secondo me, ma ne avevo parlato anche con loro, quindi hanno fatto delle vignette un po' infelici nel passare degli anni, poi soprattutto quella del terremoto, ricordo. Forse qualcuno se la ricorda, però al di là di questo, diciamo, comunque il primo era mirato contro Charlie, che aveva fatto anche vignette in passato considerate particolarmente offensive dal mondo musulmano, però come ricordava Charbonnier, abbiamo fatto tantissime vignette, diceva lui, anche sulla religione cattolica, ma nessuno ci è mai venuto a dire che ci ammazzava, no? Quando c'erano, e quindi lì bisogna capire il livello meno di, esatto, di tolleranza. E poi l'attentato sempre a gennaio era contro il supermercato ebraico, quindi, come dire, delle conflittualità che già esistevano e che erano comprensibili. Quello di novembre invece, che fu ai bar, ai locali, era proprio contro lo stile di vita europeo, no? Lo paragoniamo un pochino all'attentato dell'11 settembre, che va a prendere il simbolo del potere finanziario del mondo. Quindi dentro le Torri Gemelle, come sappiamo, c'erano persone di tutte le religioni, fra cui anche dei musulmani, così come dentro ai locali che sono stati colpiti nel novembre del 2015 a Parigi. Quindi è stato sicuramente una sveglia per l'Europa molto, molto drammatica e significativa. Quando parliamo di integrazione degli immigrati in Europa e in America, ci sono delle differenze? Cioè gli immigrati che vengono dai paesi poveri dell'Africa, dell'Asia e che si inseriscono in Europa conservando in parte i loro costumi, la loro cultura di provenienza, in parte integrandosi, in parte venendo accettati, in parte venendo respinti, con delle problematiche tipo le bandiere di Parigi, ma sono gli stessi questi problemi e questo livello di integrazione, come possiamo riscontrare anche? Sono due cose molto diverse. Tra l'altro, una cosa che io, su cui io invito sempre a riflettere, è che degli attentatori di Parigi quasi tutti sono nati in Europa, cioè erano seconda generazione. E quindi, come dice lei, è evidente che lì c'è stato un problema che è slegato dall'immigrazione, ma è un problema in realtà di mancata integrazione, no? Le banlieue parigine per me ne sono un esempio, cioè la volontà di ghettizzare tutta una realtà che finché era la prima generazione, quindi i genitori che arrivavano anche da situazioni di regime, come poteva essere alcune realtà del Nord Africa, ad esempio, se passiamo a 30-40 anni fa, ok? Quindi quando queste persone arrivavano avevano semplicemente un grande sentimento di gratitudine di poter essere accolti in un posto che fosse libero e dove ci potesse essere opportunità di lavoro, ok? Però poi, nel momento in cui arrivavano in quella realtà, facevano dei figli, questi figli invece crescevano in un modello completamente occidentale,
ma sentendosi ghettizzati e tagliati fuori da questa realtà. Questo non giustifica assolutamente la violenza, però è ovvio che c'è stato, c'è un problema là dietro, no? Che va visto e va guardato. In America? Esatto. Negli Stati Uniti la cosa è un po' diversa, perché gli Stati Uniti sono un paese di immigrazione, cioè non è una cosa, insomma, per noi soprattutto in Italia, se vogliamo, noi normalmente facevamo quel percorso inverso, eravamo noi che ci mettevamo per nave cercando di andare in altri paesi, no? Io ho un nonno, io sono mia madre calabrese, mio padre trentino, dalla parte di madre mio nonno è andato in America, è emigrato a fare il sarto, poi è rientrato, diciamo, dopo che aveva fatto i suoi anni lì, con cui aveva mantenuto la sua famiglia in Italia ed è rientrato in Italia. E come la mia, ce ne sono milioni di storie in Italia, esatto. Dopodiché cosa succede? Che invece improvvisamente il nostro paese si è trovato ad essere invece terra di immigrazione, e anche lì probabilmente una parte della popolazione si è un po' dimenticata quello che era il nostro passato e si è trovato anche di fronte ad una novità. E quindi, come sempre, gli italiani quando arrivavano negli Stati Uniti, ad esempio tra le due guerre, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma anche in Belgio, non soltanto negli Stati Uniti, venivano trattati come la feccia della feccia, malissimo. Adesso... Esatto, adesso sono perfettamente integrati, e anzi la comunità italo-americana è potentissima, abbiamo la presidente della Camera, la Pelosi, abbiamo avuto il segretario di Stato Pompeo, attenzione, avremo la prima first lady italo-americana, perché Jill Biden ha origini italo-americane. Segretario di Stato, visto, ha intervistato il segretario di Stato. Sì, ha intervistato anche Mike Pompeo. E, comunque... come dire, è stato per l'America un po' diverso, perché è un paese che è nato così, e non soltanto è nato così, si è anche rafforzato, è cresciuto e ha preso proprio la sua sostanza da questo, da essere un insieme completamente diverso di culture, soprattutto ovviamente se andiamo a guardare i poli che hanno guidato e che ancora guidano l'economia a livello di evoluzione tecnologica e finanziaria degli Stati Uniti, cioè la costa est e la costa ovest. Nella Silicon Valley il numero di persone che ha, diciamo, origine non americana e che lavora in quelle realtà è amplissimo e quasi forse maggiore rispetto all'americano classico, agli americani classici che ci lavorano. Steve Jobs aveva origini siriane, insomma c'è un è proprio un altro tipo di mentalità, perché non c'è mai stato l'idea di ghettizzare qualcuno, perché erano tutti così. E quindi la commistione reale di culture che poi ha creato quel grande paese che è l'America. E le devo dire, è una delle cose che manca adesso a New York, perché New York era sempre stata caratterizzata da questo. Con questa pandemia tantissimi europei se ne sono andati, e ovviamente sono tornati magari nei loro paesi d'origine, perché si può lavorare a distanza, perché le attività su cui lavoravano sono chiuse, non ci sono più, o magari sono usciti dalla città, chi poteva, chi aveva i mezzi finanziari, è andato a vivere in situazioni magari all'aperto, non avendo uno spazio esterno, in situazioni più serene da questo punto di vista. E questo manca tantissimo a New York. Non è un caso se non riapriranno i teatri e i musei per un anno, per tutto il 2021 ancora molto probabilmente, tranne alcune eccezioni. Perché senza gli europei newyorkesi, New York perde tantissimo, no? Di quello che è il suo fascino. Ma non solo gli europei, parliamo insomma di un misto di culture. Ovviamente cosa diversa poi invece nella realtà più dell'America di mezzo rurale, dove magari c'è un tipo di approccio differente, e anche per quanto riguarda l'immigrazione latinoamericana, anche lì se lei va nel territorio di confine, in realtà non è così forte. Sono abituati ad avere questa commissione di culture, una comprensione del fatto che è un arricchimento. Bene. Un problema. Ci siamo? L'ho perso un attimo? Professore. C'è
c'è stata un'interruzione sul collegamento. Vediamo. Eccoci. Eccoci, sì, adesso la sento meglio. Però non la vedo ancora. È rimasta l'immagine fissa. Sì, perché Zoom dopo un po' scade. No, non dovrebbe scadere, almeno non l'ha mai fatto. Comunque. Giovanna, mi sente? Eccoci. Sì. Aspetti, io ci sono. Dopo 40, ci stiamo parlando da un'ora proprio. Sì, adesso la sento. Non è, sì, non è un'ora, sono 40 minuti. Comunque, io la ringrazio tantissimo se mi sente. Mi sente. Ok. Sì, adesso la vedo di nuovo. Perfetto. La ringrazio tantissimo di questa disponibilità e la ringrazio ancora di più. Sì, la sento. Rivelo adesso ai nostri ragazzi che la nostra ospite ci ha dato la disponibilità anche per risentirci con voi ragazzi tra un mesetto, mi pare di aver capito, in occasione più o meno dell'insediamento del nuovo presidente americano e per parlarne insieme, per farle delle domande e interloquire direttamente. Questa è una cosa molto bella, assolutamente la ringrazio infinitamente di questo. E ovviamente anche della chiacchierata di oggi, Grazie a voi. E molto molto interessante. buon Grazie. anno. E buon anno e auguri, certo. Auguri, arrivederci.